Sono qui con voi per cercare un po' di fare il punto sulla nuova generazione delle politiche finanziate dall'Unione Europea e in generale, insomma, sui fondi della coesione. Sapete che c'è anche una componente di risorse nazionali importanti, noi faremo un cenno per inquadrarle in questo contesto complessivo. Come è strutturato l'incontro di oggi? Partiremo da una presentazione un pochino generale, ma che secondo me è importante, per capire alla fine questa importante dotazione finanziaria, questa mole di fondi che noi abbiamo a disposizione, insomma, in questo periodo, in questa fase, da dove provengono, qual è la matrice di questi fondi. Quindi la matrice è il bilancio pluriennale dell'Unione Europea, il quadro finanziario pluriennale. E quindi vedremo quali sono le risorse destinate dal bilancio finanziario pluriennale, vedremo come il bilancio è articolato e cercheremo anche di comprendere come viene eseguito il bilancio, attraverso quali grandi modalità. Nella seconda parte della nostra discussione di oggi passeremo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sul PNRR noi faremo un punto molto più specifico nei prossimi seminari. Qui siamo interessati a dare un quadro generale e a istituire un po' delle comparazioni rispetto in particolare ai fondi 2021-2027. Quindi oggi presentiamo la struttura del PNRR e i meccanismi di funzionamento che, come sapete, sono innovativi, insomma, rispetto alla pratica generale di attuazione dei fondi. Nella terza parte parleremo dei fondi 2021-2027, in particolare dei fondi della coesione. Vedremo quali sono le norme di riferimento, quali sono gli obiettivi, quali sono gli strumenti e come è articolata la programmazione. Un cenno lo faremo anche al tema della cooperazione territoriale europea. Ne parliamo oggi per inquadrarla, perché oggi ci terrei che noi avessimo un quadro generale di tutte le risorse in campo. Difficilmente poi ci torneremo. La cooperazione territoriale europea ha una quota minima, insomma, intorno all'8% dei fondi 2021-2027, però è una politica importante che apre le regioni e i territori verso l'estero e quindi ci terrei che fosse chiara, diciamo, qual è la sua impostazione, le sue finalità. Nella quarta parte, anche qui illustreremo molto rapidamente la componente delle risorse che deriva dai cosiddetti programmi a gestione diretta dell'Unione Europea, che hanno un meccanismo di funzionamento molto peculiare. Vedremo qual è questo meccanismo, appunto la gestione diretta. Sicuramente sapete cos'è Orizzonte Europa, cos'è COSME, cos'è Erasmus, magari per avere accompagnato dei ragazzi, insomma, ad entrare nel mondo dell'Erasmus, e questi sono dei programmi a gestione diretta, cioè sono dei programmi in sostanza che vengono gestiti direttamente dall'Unione Europea, in alcuni casi anche attraverso agenzie nazionali. E daremo anche uno sguardo un po' a questo aspetto di cui vi dicevo in precedenza, alle risorse nazionali per la coesione, non dobbiamo trascurarle, sono di ammontare rilevantissimo, e qui sto parlando, come sicuramente avrete capito, del Fondo Sviluppo e Coesione. Vedremo quali sono le modalità di programmazione attuali del Fondo Sviluppo e Coesione e quindi anche qui, insomma, cerchiamo un po' come dire, di mettere anche questo tassello diciamo, in questa nostra discussione generale sulla panoramica relativa ai fondi. Come dovremmo uscire, diciamo, da questo primo incontro? Dovremmo orientarci in modo da poter rispondere al quesito, diciamo, che ho provato, insomma, a sintetizzare nella slide. Quali sono le risorse che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i fondi europei mettono a disposizione per gli investimenti dei sistemi territoriali, delle istituzioni locali e quali sono i principali meccanismi per accedervi? Allora, se siete d'accordo, io al termine di ogni blocco, di ogni parte, come l'ho chiamata qui nelle slide, farei un po' un momento, insomma, di confronto, di discussione e di domande.
come diceva Claudia, non è facilissimo, insomma, gestire l'interlocuzione, insomma, la discussione con numeri elevati di partecipanti, però comunque attraverso il meccanismo un po' della chat cerchiamo cerchiamo di farlo, insomma, cerchiamo di dare spazio a quesiti, a commenti e osservazioni. Allora, partiamo dal bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Parte prima, risorse, articolazione, modalità di esecuzione. Quindi le domande a cui cerchiamo di rispondere sono: quali sono le risorse previste dal bilancio 2021-2027? Come è strutturato il bilancio pluriennale dell'Unione Europea? Quali sono le modalità di esecuzione del bilancio? Allora, innanzitutto il quadro finanziario pluriennale, lo dice anche il termine stesso, insomma, con cui lo denominiamo, è articolato su più anni. Questo è il modo tipico di lavorare dell'Unione Europea quando imposta le sue politiche. Tutte le sue politiche sono articolate per periodi di programmazione. Adesso, come sapete bene, siamo al termine del periodo di programmazione 2014-2020, al termine perché fino al 31 dicembre 2023 possiamo utilizzare le risorse stanziate dalla programmazione 2014-2020. E stiamo partendo con certo ritardo, devo dire almeno per alcune componenti, con la programmazione 2021-2027. Nel 2021-2027 noi abbiamo una novità molto importante, di cui si è parlato molto, si parla tuttora anche, come dire, attraverso i media, insomma. Noi abbiamo che al quadro finanziario pluriennale tradizionale dell'Unione Europea si è affiancato Next Generation EU. Qui io ci tengo un po' ad essere preciso sui termini, perché si fa un po' di confusione in generale fra Next Generation, dispositivo per la resilienza, piani di ripresa e resilienza. Cerchiamo anche dal punto di vista terminologico di mettere un pochino di ordine. Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha una dotazione complessiva per l'intero periodo di programmazione di 1.074 miliardi di euro. Il bilancio finanziario pluriennale, ovviamente, è stato approvato con una legge dell'Unione Europea. Nella terminologia, diciamo, giuridica dell'Unione, noi chiamiamo le leggi regolamenti, ma in effetti sono degli atti legislativi. Il regolamento, in particolare di fine 2020, ha stabilito il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, 1.074 miliardi di euro. Un cenno voglio anche farlo a questo: da dove arrivano questi soldi? Arrivano dai contributi degli Stati membri. Ciascuno Stato membro contribuisce al quadro finanziario pluriennale in ragione del proprio reddito, del proprio prodotto interno lordo, o meglio, del reddito nazionale lordo. Quindi più un paese è ricco e maggiore è il suo contributo al bilancio europeo, per quanto riguarda in particolare il quadro finanziario pluriennale. È sempre stato così, diciamo, questa è la regola di base con cui funzionano i bilanci dell'Unione Europea. Il fatto che ci sia un contributo degli Stati membri crea anche una posizione degli Stati membri, nel senso che ci sono alcuni paesi che danno al bilancio comunitario più di quanto ricevano sotto forma di politiche effettuate. Si parla di paesi che sono dei contributori netti al bilancio dell'Unione Europea. Ci sono altri paesi che hanno evidentemente un reddito nazionale minore, che danno al bilancio dell'Unione Europea meno di quanto ricevano sotto forma di politiche. Ecco, l'Italia, anche se la sua posizione relativa negli ultimi anni si è molto indebolita rispetto alla media dell'Unione Europea, questo è un problema che non riguarda solo il Mezzogiorno, ma riguarda l'intera Italia. L'Italia è arretrata in termini di prodotto interno lordo per abitante rispetto alla media comunitaria. Ecco, nonostante questa tendenza sfavorevole, l'Italia è ancora un paese contributore netto. Cioè, noi diamo al bilancio dell'Unione Europea più di quanto riceviamo sotto forma di politiche.
Questo è un aspetto che a me piace sottolineare in questi webinar, queste discussioni, perché l'idea che i soldi dell'Unione Europea siano, come dire, moneta dal cielo è un'assurdità ed è un pensiero che va contrastato. Vedi, nel 2021-2027 c'è una novità, tra virgolette, straordinaria, nel senso che dopo la pandemia, per contrastare gli effetti catastrofici, disastrosi sui sistemi economici e sociali del Covid-19, l'Unione Europea ha deciso di lanciare un grande strumento straordinario, Next Generation EU, dedicato appunto allo sviluppo, alla resilienza, alla ripresa dei paesi europei. Next Generation viene finanziato attraverso un meccanismo diverso da quello del quadro finanziario pluriennale. Viene finanziato attraverso il ricorso al mercato finanziario. Cioè l'Unione Europea o il suo braccio esecutivo, la Commissione Europea, attraverso le sue agenzie, ad esempio anche attraverso la Banca Centrale Europea e la Banca Europea degli Investimenti, ha in sostanza emesso titoli, come farebbe uno Stato nazionale, per acquisire credito sul mercato internazionale. Maggiore è il rating, come si dice, di un'istituzione, migliori sono le condizioni che trova sul mercato e infatti questi prestiti sono stati presi, diciamo, con condizioni relativamente favorevoli sia dal punto di vista dei tassi di interesse sia dal punto di vista del periodo di rimborso. Fino al 2058 c'è tempo per rimborsare quanto? 750 miliardi di euro che appunto l'Unione Europea ha raccolto attraverso questa operazione finanziaria. Anche qui devo sottolineare un aspetto: non si tratta nemmeno in questo caso di moneta dal cielo, ma per l'Unione Europea nel suo complesso si tratta di risorse da restituire, nel senso che io sto prendendo a prestito, scusate la banalità, sto prendendo a prestito le risorse che poi lentamente dovrò rimborsare. Tutti i 750 miliardi di euro dovranno essere rimborsati dall'Unione Europea. Nei confronti degli Stati membri, qual è la politica adottata dall'Unione Europea? Parte delle risorse sono erogate come sovvenzioni, ovvero come contributi, come diciamo, a fondo perduto, non devono essere restituite dagli Stati membri. E una parte molto importante viene invece erogata sotto forma di prestiti, cioè gli Stati membri dovranno, con il tempo, diciamo, tutto il tempo necessario, con comodo, incomode rate, diciamo così, restituirlo al bilancio dell'Unione Europea. Quindi anche qui, ripeto, non è moneta dal cielo, ma sono soldi che l'Unione Europea dovrà interamente rimborsare e che in buona parte anche, per esempio, l'Italia dovrà rimborsare i finanziamenti a valere, e questo vi anticipo questo punto, i finanziamenti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che l'Italia ha, dovranno in parte maggioritaria essere rimborsati all'Unione Europea. Quindi, in totale, fra quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con le sue modalità di raccolta delle risorse, e Next Generation EU, con le sue modalità di raccolta delle risorse, 1.074 miliardi, 750 miliardi, questi fra l'altro sono importi, come si dice, a prezzi costanti del 2018, quindi sono anche a prezzi correnti saranno anche un pochino più alti. Ecco, in totale noi abbiamo questi 1.824 miliardi di euro che sono a disposizione delle politiche dell'Unione Europea e degli Stati membri nei prossimi anni. All'interno di Next Generation, alla fine del blocco facciamo un po' una tornata di domande. Altrimenti perdo anche il filo, diciamo, lo dico per ragioni un po' egoistiche, diciamo. Una componente importante di Next Generation EU, e adesso su questo comunque faremo il punto in maniera più precisa, è rappresentata dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è uno strumento europeo, finanzia i vari piani nazionali di ripresa e resilienza, che sono stati definiti
per tutti gli stati membri. L'Italia è il paese che ha il piano nazionale di ripresa e resilienza più importante di tutti, diciamo dal punto di vista della dotazione finanziaria. Allora, questi 1.800 miliardi di euro come sono utilizzati dall'Unione Europea? Il bilancio pluriennale, quindi la matrice di tutti questi fondi, è suddivisa in rubriche. Le rubriche sono sette, le sette rubriche, grandi assi sostanzialmente del bilancio. Le rubriche sono sette, guardiamole, scorriamole rapidamente: mercato unico, innovazione, agenda digitale, coesione, resilienza e valori, risorse naturali e ambiente, migrazione e gestione delle frontiere, sicurezza e difesa, vicinato e relazioni esterne, pubblica amministrazione europea. La dotazione per le varie rubriche è determinata in parte dal quadro finanziario pluriennale e quindi dai 1.074 miliardi che vengono distribuiti fra le sette rubriche e in parte da Next Generation, che è concentrato sul mercato unico, innovazione e agenda digitale, su coesione, resilienza e valori, su risorse naturali e ambiente. Ecco, vi faccio subito notare come tra quadro finanziario pluriennale e Next Generation la rubrica che ha la maggiore dotazione finanziaria è la seconda, cioè quella della coesione, della resilienza e dei valori, che poi, come dire, è la rubrica che a noi, tra virgolette, interessa di più, nel senso che è la rubrica a valere sulla quale vengono poi finanziati sia i piani nazionali di ripresa e resilienza, sia i fondi 2021-2027. Adesso, giusto per dare un'idea preliminare su cosa c'è nelle altre rubriche, pensate per esempio con un programma a gestione diretta importante come Orizzonte Europa, il programma europeo per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, sta nella prima rubrica, quella di mercato unico, innovazione e agenda digitale. Un programma pure importante, storico, è quello di LIFE, che anch'esso è un programma a gestione diretta e sta sulla terza rubrica, che è quella di risorse naturali e ambiente. Su questo però adesso ci soffermiamo. Come è fatta la rubrica della coesione e della resilienza? Ecco perché vedete, man mano stringiamo un pochino l'attenzione, il focus, in modo da anche da cominciare a intravedere come queste risorse poi arrivano fino a noi. Allora, vedete come nell'ambito della coesione e resilienza cominciamo a trovare, diciamo, dei termini che conosciamo, degli acronimi che conosciamo bene. La rubrica in particolare è suddivisa in tre grandi gruppi di politiche: ripresa e resilienza, sviluppo regionale e coesione, persone, valori e coesione sociale. Sotto queste rubriche, queste sottorubriche, questi gruppi di politiche, vedete per esempio come troviamo il FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è il grande fondo europeo per la coesione regionale e territoriale, che finanzia infrastrutture, aiuti alle imprese, servizi e così via, che ha una dotazione molto importante all'interno del bilancio, vedete circa 200 miliardi di euro a livello europeo. Troviamo un fondo altrettanto conosciuto, l'FSE Plus, che finanzia invece, come sappiamo, azioni nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della formazione e del lavoro. Troviamo un programma come Erasmus Plus, che, come abbiamo detto, ha una modalità di gestione diversa rispetto a FESR, il Fondo Sociale. Troviamo il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in tutto vedete 673 miliardi di euro, che finanzia i piani nazionali di ripresa e di resilienza. Come posso dire, che cosa ci ispira un quadro di questo genere? Una necessità di integrazione, nel senso che i fondi, man mano che, come dire, scendono a cascata, diciamo, verso gli utilizzatori, verso gli stati membri, verso le regioni, verso i territori, verso
verso i beneficiari, i diversi beneficiari, si frammentano sostanzialmente, nel senso che il FESR viene attuato in un modo, i piani nazionali in un altro modo, però ecco, diciamo, il nostro tentativo, diciamo, dovrebbe invece essere quello di pensare a questi fondi in modo integrato, cioè ad utilizzarli congiuntamente per promuovere lo sviluppo e la coesione dei nostri territori. Per quanto riguarda in particolare il dispositivo di ripresa e resilienza, qui mi soffermo su questa slide, diciamo, soprattutto per spiegare un po' alcuni acronimi sostanzialmente. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è destinata in grandissima parte al finanziamento dei piani nazionali di ripresa e di resilienza e in più contribuisce anche ad altre politiche dell'Unione Europea, ad una politica come Orizzonte Europa e quindi contribuisce al programma tematico per l'innovazione e la ricerca, contribuisce alle politiche di sviluppo rurale. Contribuisce ad un fondo nuovo introdotto relativamente da poco, quel fondo per una transizione giusta che riguarda la riconversione ambientale, la decarbonizzazione, come si dice, dei territori, che però in Italia avrà una destinazione molto specifica alle aree di Taranto e del Sulcis, quindi non interessa la Sicilia. Abbiamo ancora dei fondi che vanno a delle iniziative straordinarie di recupero diciamo, e resilienza successive alla pandemia, che è React-EU, che ha 47 miliardi di euro e che in Italia viene speso soprattutto attraverso rifinanziando i programmi operativi nazionali 2014-2020. React-EU deve essere speso entro la fine del 2023. Rescue è un'altra componente finanziata dal dispositivo per la ripresa e la resilienza che riguarda azioni nel campo della protezione civile. Uno sguardo lo diamo anche alla prima rubrica, molto rapidamente. Vedete come la struttura è quella che abbiamo già esaminato a proposito della seconda rubrica. Ci sono gruppi di politiche, ricerca, innovazione, investimenti strategici europei, mercato unico, spazio, e qui vedete come questa rubrica viene attuata, ad esempio, in particolare da alcuni programmi a gestione diretta dell'Unione Europea importanti come Orizzonte Europa, di cui abbiamo parlato, del Fondo per collegare l'Europa che finanzia degli interventi infrastrutturali relativi alle grandi reti, sia di mobilità sia di connessione digitale, e abbiamo un programma come Europa Digitale che finanzia iniziative come dire, sperimentali di valore aggiunto europeo nel campo della digitalizzazione. E così per le altre rubriche. Ecco, un cenno per completare insomma questa questo primo blocco un po' della discussione, quello più generale, lo dobbiamo fare anche alle modalità di esecuzione del bilancio. Allora, noi abbiamo, questo lo stabilisce il regolamento finanziario dell'Unione Europea, abbiamo tre modalità di esecuzione del bilancio, cioè tre modalità per utilizzare questa ampia mole di fondi, diciamo, di cui abbiamo appena detto. La gestione concorrente, la gestione diretta e la gestione indiretta. La gestione concorrente è quella che prevede una delega dell'esecuzione del bilancio agli Stati membri. Ad esempio, le programmazioni finanziate dai fondi FESR, Fondo Sociale Europeo Plus, fanno parte di una modalità di esecuzione a gestione concorrente, nel senso che la Commissione europea delega l'attuazione di questi fondi, di questi programmi agli Stati membri. La Commissione europea comunque non rinuncia poi all'approvazione. Tutti i programmi, per esempio del FESR e dell'FSE Plus,
cofinanziati da FESE e FSE Plus sono approvati dall'Unione Europea con una decisione comunitaria al termine di un negoziato. E quindi, e poi da quel momento in poi l'Unione Europea, meglio la Commissione Europea, esercita un ruolo di vigilanza, di sorveglianza sull'attuazione di quei programmi e naturalmente eroga anche le somme in base all'attuazione finanziaria e materiale dei programmi, la gestione concorrente. La gestione diretta è quella in cui, in sostanza, la Commissione europea stabilisce un legame diretto con il beneficiario dei fondi, che può anche essere decentrato da agenzie nazionali. Per esempio, nel caso di Erasmus, l'agenzia nazionale è INDIRE. Quindi la Commissione europea si accorda con l'agenzia nazionale, l'agenzia nazionale poi svolge tutte le procedure di selezione e attuazione degli interventi, in particolare selezionando i beneficiari e accompagnando, diciamo, nell'attuazione degli interventi, diciamo, che sono stati a loro affidati. La gestione diretta vale per circa il 20% del bilancio comunitario, insomma, quindi è una quota abbastanza importante. La gestione indiretta, invece, è quella che riguarda politiche che coinvolgono paesi terzi, cioè paesi esterni all'Unione Europea. E in questo caso i compiti di esecuzione del bilancio sono affidati o direttamente a paesi terzi, organismi designati da questi paesi, oppure da organizzazioni internazionali, ad agenzie internazionali, alla Banca Europea degli Investimenti, ad altri organismi. Per esempio, le politiche che l'Unione Europea svolge nel campo dell'aiuto umanitario e dello sviluppo internazionale sono gestiti appunto attraverso la gestione indiretta. La gestione indiretta conta circa l'8% del bilancio comunitario, quindi anche in questo caso, insomma, si tratta di un importo, insomma, di una somma, di una politica, cioè di un tipo di politica di esecuzione del bilancio abbastanza importante. Allora, questo è il primo blocchetto, un pochino generale, come vi dicevo, però importante per iniziare ad orientarsi. Parte seconda. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, strutture e meccanismi di funzionamento. Qui le domande che ci poniamo sono: quali sono le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Come è strutturato il piano? E quali sono le regole di base del funzionamento del piano? Vediamo. Allora, il quadro finanziario del PNRR è un quadro, diciamo, relativamente complesso perché noi abbiamo innanzitutto le risorse del PNRR vero e proprio, che sono 191,5 miliardi di euro, che provengono dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, che proviene da MGEU, da, diciamo, Next Generation EU. E diciamo, nel negoziato, insomma, tra lo Stato membro e l'Unione Europea, si è stata definita una somma complessiva di 191,5 miliardi di euro. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia è il più alto tra i paesi europei, nel senso che non si è utilizzato soltanto un criterio di reddito relativo, o di prodotto interno lordo per abitante, ma anche sono stati utilizzati dei parametri relativi al tasso di occupazione, al tasso di disoccupazione e alla tendenza del prodotto. Questi 191,5 miliardi sono suddivisi, come vi dicevo in precedenza, fra sovvenzioni e prestiti. In particolare, 68,9 miliardi sono relativi a sovvenzioni e 122,6 miliardi sono relativi a prestiti. Allora, qua faccio subito un chiarimento, diciamo, importante. Queste somme di prestiti e di sovvenzioni si riferiscono al rapporto fra l'Italia e l'Unione Europea. I beneficiari non prendono prestiti nel momento in cui hanno risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Cioè, i comuni non dovranno restituire le somme che stanno ricevendo a valere sul PNRR. È lo Stato membro che ha, diciamo, il problema, tra virgolette, poi negli anni di restituire queste somme. Quindi 191,5 miliardi di euro. Accanto ai 191,5 miliardi di euro abbiamo 30,6 miliardi di euro del fondo complementare. Cos'è il fondo complementare? È una sorta di cofinanziamento, o dovrei dire di finanziamento nazionale parallelo. Cioè il MEF ha il governo, insomma, il governo italiano, insomma, attraverso il MEF, hanno definito appunto il cosiddetto fondo complementare, che funziona esattamente secondo le regole del PNRR, ma è basato su risorse nazionali. Quindi naturalmente non sono soldi che riguardano prestiti o sovvenzioni, è una somma definita a valere sul bilancio dello Stato. C'è un decreto, in particolare del MEF, del 31 luglio 2021, che ha stabilito gli interventi del fondo, i soggetti attuatori e le modalità di monitoraggio. Come vedremo, interviene concentrandosi su alcune delle missioni delle componenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La struttura però degli interventi, come vedremo fra breve, è identica. Poi, sempre in associazione al PNRR, c'è una somma, che un ulteriore importo di risorse comunitarie dell'Unione Europea che fanno parte dello strumento React-EU, che anch'esso viene finanziato dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, che sono delle risorse di pronto impiego. Cioè, in sostanza, diciamo, l'Unione Europea ha detto per agire di emergenza, per contrastare gli effetti della pandemia, interveniamo con uno strumento specifico, che è questo React-EU. Ripeto, che React-EU che deve essere speso nel triennio 2021-2023 e che viene speso dal punto di vista proprio del meccanismo finanziario attraverso i programmi operativi nazionali 2014-2020. I programmi operativi nazionali in sostanza sono stati rifinanziati con somme di React-EU per concentrarsi su, esempio, interventi nel campo della sanità, interventi nel campo dell'istruzione. Insomma, sono interventi, diciamo, strettamente associati alle esigenze di superamento della fase della pandemia. Quindi 191,5 miliardi di euro di PNRR, 30,6 miliardi di fondo complementare, 13 miliardi di React-EU per un complesso di 235 miliardi di euro. Queste somme magari un pochino ci conviene memorizzarle, nel senso che, come vedremo poi, tra PNRR e tutti gli altri fondi, alla fine, diciamo, si fa una tale montagna di denaro da rendere legittimo, insomma, una domanda, insomma, sulla capacità di utilizzarli, di spendere. Come vengono utilizzati questi fondi? Allora, vedete in questa tabella innanzitutto le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo sei grandi missioni, sei grandi assi, priorità, diciamo, se li chiameremmo così nella terminologia, diciamo, dei fondi strutturali. Sei grandi missioni che riguardano digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute. Una prima suddivisione delle missioni. Quindi le submissioni sono le componenti.
Ciascuna missione è suddivisa in componenti. Abbiamo in totale 16 componenti. Anche questo, scusatemi, è un po' noioso, ma io preferisco scorrerle in modo anche che ciascuno di noi comincia un pochino a collocarsi, insomma, rispetto all'interesse, diciamo, per l'una o per l'altra tipologia di investimento, perché alla fine, insomma, di questo si tratta. Vengono identificate con questo codice M1C1 e M1C2, missione 1 componente 1, missione 1 componente 2, e quindi M1C1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, M1C2 digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, M1C3 turismo e cultura 4.0, per dire che è una cosa tecnologicamente avanzata. M2C1 impresa verde ed economia circolare, M2C2 transizione energetica e mobilità locale sostenibile, M2C3 efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, M2C4 tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica, terza missione, M3C1 alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0, sempre tecnologia avanzata. M3C2 intermodalità e logistica integrata, M4 istruzione e ricerca, M4C1 potenziamento delle competenze e diritto allo studio, M4C2 dalla ricerca all'impresa, M5 inclusione e coesione, M5C1 politiche per il lavoro, M5C2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, M5C3 interventi speciali di coesione territoriale. Sesta missione, salute, M6C1, assistenza di prossimità e telemedicine, M6C2, innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria. Allora, vedete che le varie missioni e componenti sono finanziate o a valere sui fondi, come dire, propri del PNRR, o finanziati attraverso React-EU, cioè, scusate, non o, e finanziati da React-EU e finanziati dal fondo complementare. Ad esempio, vedete che innanzitutto può essere anche interessante, insomma, fare una valutazione un po' sulla rilevanza relativa, diciamo, delle varie missioni. Il PNRR, vedete, dà una parte, insomma, qui parliamo di miliardi di euro, quindi in realtà ci sono soldi dappertutto, insomma, però diciamo, le somme maggiori sono destinate un po' alle grandi sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in generale, diciamo, politiche dell'Unione Europea. La transizione climatica, vedete che sta in M2, rivoluzione verde, transizione ecologica, transizione climatico, transizione ecologica, che è la missione che ha la maggiore quota di risorse, seguita dalla transizione digitale, che è la missione 1. Vedete che tra l'altro dà somme importanti alla digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. Istruzione e ricerca, e quindi innovazione, competenze, istruzione. M4 è la missione che comprende sia gli interventi, come dire, per la formazione alta, diciamo così, quindi università, master, dottorati, ma anche le competenze dei ragazzi, dei più piccoli, insomma, in particolare c'è una componente che riguarda specificamente le scuole. Infrastrutture per una mobilità sostenibile, ci sono delle grandi M2C4. Va bene, poi dopo, se no mi distrago a vedere dopo, alla No, fine del blocco. raccolgo io tutte i quesiti e poi li vediamo dopo. Alla fine del blocco, diciamo, facciamo un po'. Sì, facciamo il punto. E poi inclusione e coesione, dove naturalmente una rilevanza alta hanno gli interventi su infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore.
E naturalmente l'intervento relativo alla salute, insomma, che riguarda la strutturazione, diciamo, di reti più efficienti, più vicine ai cittadini, di assistenza sanitaria. Quindi, ecco, io colgo l'occasione del commento al piano finanziario per richiamare un po', come posso dire, le strategie di fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cioè, si interviene molto sugli ambiti, che sono gli ambiti delle grandi strategie europee di questa fase, cioè della transizione climatica, della transizione digitale, dell'innovazione e delle competenze, e diciamo della inclusione sociale, che pure è diventata, diciamo, lo è sempre stata, ma è stata accentuata come grande priorità dell'Unione Europea in questa fase. Per esempio, su inclusione e coesione c'è un grande, come dire, atto politico, tra virgolette, dell'Unione Europea, che è il pilastro europeo dei diritti sociali, che poi è un po', come dire, la visione che governa, ordina, regola tutte le programmazioni a valle nel campo dell'istruzione, della formazione e del lavoro. Ecco, vedete, la componente di React-EU, cioè, come vi dicevo, questo strumento eccezionale, insomma, di contrasto agli effetti della pandemia, vedete, si sofferma soprattutto sulle politiche per il lavoro. Tenete presente che, mentre in generale i fondi, queste politiche finanziano investimenti, gli strumenti di contrasto alla pandemia, hanno finanziato invece anche, redditi, ad esempio, servizi, redditi, e quindi, per esempio, hanno contribuito alla cassa integrazione, insomma, e quindi nel caso specifico, React-EU è servito anche per sostenere, insomma, situazioni di disagio, diciamo così, di lavoro e dell'azienda. E infine c'è il fondo complementare. Vedete, il fondo complementare interviene soprattutto per alcuni ambiti infrastrutturali, nel campo della mobilità sostenibile, nel campo della rivoluzione verde e della transizione ecologica, e anche, insomma, nel campo, diciamo, degli interventi di sostegno al sistema socio-sanitario. Su questo, nel prossimo incontro faremo un dettaglio un pochino più specifico, perché poi, insomma, il mio tentativo, diciamo, in queste riunioni è quello un po' di scendere sempre di più nel dettaglio, insomma, fino a, come dire, a mettere a terra, insomma, queste programmazioni, e quindi anche di orientare e di capire come accedere. Sono tutte opportunità per gli investimenti del territorio. Quindi, come vi dicevo in precedenza, sia React-EU sia il fondo complementare sono coerenti dal punto di vista, pienamente coerenti dal punto di vista della struttura programmatica, con l'articolazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco, qui, diciamo, una slide un pochino interlocutoria, insomma, rispetto a quello che poi riprenderemo più dettagliatamente nel nostro prossimo incontro. C'è molto spazio, come potete immaginare, per città e territori. In effetti, l'unico asse, l'unica missione dove ci sono grandi progetti in senso stretto è quello delle infrastrutture per una mobilità sostenibile. Però poi gran parte delle risorse del PNRR si riferiscono a interventi di sostegno alle infrastrutture e ai servizi, che sono un po' la base, insomma, della qualità della vita delle persone, sostanzialmente, intervengono molto a livello territoriale. Ad esempio, in M1C1 è prevista una linea di intervento, e adesso poi vedremo più specificamente che cosa intendo per linea di intervento, una linea di intervento che riguarda la cultura digitale per cittadini e giovani. Sulla terza componente, su turismo e cultura, sulla terza componente della missione 1, ci sono degli interventi per città minori, architetture rurali, identità dei luoghi, percorsi, ricettività.
Nella seconda missione, che è quella della transizione ecologica, ci sono interventi di mobilità dolce di trasporti pubblici locali verdi, quindi somme per adeguare i propri sistemi di mobilità a livello territoriale. In M2C3, miglioramento energetico e ristrutturazione di edifici, abbiamo la riqualificazione energetica di scuole e edifici pubblici. In M2C4, la protezione del suolo e risorse idriche, abbiamo il miglioramento del territorio, per esempio l'efficienza energetica dei comuni, su cui peraltro tante amministrazioni hanno già investito in maniera importante. Sulla componente infrastrutture sociali, abbiamo infrastrutture sociali nei comuni, risanamento urbano, edilizia popolare, sport, insomma, e così via. Ma anche, per esempio, nella quarta missione, ci sono, diciamo, per esempio, degli investimenti importanti sulla qualità degli edifici scolastici, cui i beneficiari sono, o attuatori, meglio, terminologia del PNRR, sono amministrazioni comunali. Però questo è solo per, come dire, aprire una prospettiva rispetto alla discussione, diciamo, del prossimo seminario. Insomma, è per dire che la grandissima parte degli investimenti del PNRR ha una destinazione territoriale, quindi coinvolge potenzialmente i sistemi locali, le istituzioni locali, altri soggetti locali nella realizzazione degli interventi. Adesso facciamo un altro passaggio, diciamo, esplorativo della struttura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allora, la tabellina, diciamo, che sta sulla sinistra della slide, a questo punto la conosciamo. Il PNRR e le altre risorse del Fondo Complementare di REACT-EU sono articolate in missioni e componenti. Proviamo ad esplodere una di queste componenti per capire più in dettaglio come è fatto il piano. Per esempio, prendiamo la componente M4C1. La freccetta qui è venuta un po' troppo alta, però la componente è M4C1, che è quella relativa al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio. Come è a sua volta articolata, è una, insomma, struttura programmatica importante, però sono anche tante risorse da destinare. Come è articolata M4C1? È articolata in ambiti di intervento e misure. Gli ambiti di intervento, nel caso di questa componente, sono tre. Chiaramente io ho preso M4C1, potevo prendere qualsiasi altra, però ho preso M4C1 come esempio. Gli ambiti di intervento sono quattro, vedete. Naturalmente ogni componente ha la sua specifica articolazione. Questi ambiti sono miglioramento qualitativo e ampliamento qualitativo di istruzione e formazione, miglioramento dei processi di reclutamento e formazione degli insegnanti, ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture, riforma e potenziamento dei dottorati. Ciascun ambito di intervento è suddiviso in misure. Ciascuna misura, e qui arriviamo ad un punto fondamentale del PNRR, ciascuna misura può essere costituita da investimenti o da riforme. Questa è una novità, insomma, che il PNRR ha un po' portato, diciamo, nella programmazione dei fondi comunitari, perché poi alla fine di questo stiamo parlando, anche se sono fondi straordinari. Nel senso che il ragionamento è questo: insieme al finanziamento degli investimenti, per ottenere un'efficacia degli interventi, per essere certo, per aumentare la probabilità che gli interventi siano di successo e che siano efficaci, ecco, accanto agli investimenti in senso stretto, io devo prevedere delle riforme, cioè devo prevedere degli atti normativi che migliorino la situazione sia in generale sia dei diversi settori e che quindi aumentino, come vi dicevo, la possibilità, l'aspettativa che gli investimenti effettivamente servano. Vedremo come, questo lo vedremo meglio nella
nel prossimo incontro. Le riforme sono sia di natura generale sia relativa ai singoli settori. Però ecco, ad esempio, nell'ambito di M4C1, potenziamento delle competenze e diritto allo studio, vedete, io ho una riforma degli istituti tecnici e professionali, ho una riforma del sistema dell'istruzione tecnica superiore, ho una riforma dell'organizzazione del sistema scolastico, ho una riforma del sistema di orientamento, una riforma delle classi di laurea, una riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni e così via. E quindi questo che cosa significa? Che insieme a, come dire, oltre che a mettere in cantiere gli investimenti, le amministrazioni, e qui parliamo soprattutto di amministrazioni centrali, devono mettersi al lavoro per disegnare ed attuare queste riforme. Qui chiaramente stiamo parlando di riforme prevalentemente del Ministero dell'Istruzione, diciamo nell'ambito di questa componente ci sono anche delle riforme che riguardano il MIUR, però poi nelle altre componenti, nelle altre missioni e componenti, naturalmente sono coinvolte, insomma, le responsabilità di diverse altre amministrazioni centrali. Anche su questo, diciamo, poi entreremo più nel dettaglio nel prossimo incontro. Oltre alle riforme, naturalmente ci sono invece gli investimenti in senso stretto, cioè gli investimenti, gli interventi su strutture, infrastrutture, servizi, persone. Per esempio, nell'ambito di M4C1 vediamo investimento 1.1, le numerazioni non sono casuali, poi tra un pochino ci torneremo sopra. C'è la geografia del PNRR abbastanza complessa, ma è molto precisa. Investimento 1.1, piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura. Questo, tra l'altro, è un investimento i cui attuatori sono comuni. Piano di estensione del tempo pieno e mense, potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola, intervento per la riduzione dei divari territoriali della scuola secondaria, e questo invece è un investimento di competenza degli istituti scolastici che riguarda soprattutto il contrasto, la lotta alla dispersione scolastica. Investimento 1.6, orientamento attivo nella transizione scuola-università e così via. Insomma, una serie di investimenti definiti. Ribadisco ancora una volta, tutte le riforme, tutti gli investimenti con le loro dotazioni finanziarie, vedete, in qualche caso anche le riforme hanno degli importi finanziari, ecco, tutto questo è precisamente identificato nel PNRR e in particolare precisamente identificato in questo documento fondamentale, tra virgolette, che oltre al piano in sé ci guida, ci è di aiuto, di supporto, diciamo, nel capire come è fatto il PNRR. PNRR che l'ha legato alla decisione del Consiglio di approvazione del piano. L'ha legato in inglese, ma il MEF poi l'ha riportato in un suo decreto e quindi noi tutto questo lo vediamo scritto in maniera formale nelle norme che governano il PNRR. Allora, altro aspetto fondamentale. Il funzionamento performance based del PNRR, cioè diciamo basato sui risultati. Performance based dice qualcosa in più di basato sui risultati, però ci siamo capiti. Allora, noi siamo abituati, dopo la lunga esperienza, insomma, con i fondi strutturali, che la rendicontazione degli interventi avviene soprattutto con un meccanismo finanziario. Naturalmente, ovviamente, gli obiettivi quantitativi, se per esempio sono un comune che deve intervenire e migliorare l'infrastrutturazione di alcuni edifici scolastici, naturalmente, diciamo, io devo dimostrargli di avere completato l'intervento. Però il meccanismo di funzionamento dei fondi è basato su una rendicontazione finanziaria. Cioè io come beneficiario spendo, rendiconto alla mia amministrazione titolare, per esempio all'autorità di gestione del mio programma regionale, e a sua volta l'autorità di gestione, rendiconta al MEF e poi alla Commissione europea. Insomma, è così funziona il
il circuito finanziario. Qui il discorso è diverso. Stavo dicendo completamente diverso, però poi ho fatto una scelta di prudenza. È diverso. Nel senso che nel rapporto fra Italia e Commissione europea vale il raggiungimento dei cosiddetti traguardi e obiettivi. Cioè il PNRR viene pagato dalla Commissione europea soltanto a dimostrazione del raggiungimento di traguardi e obiettivi. Adesso vediamo in particolare che sono traguardi e gli obiettivi. Quindi nel rapporto fra Stato membro, fra Italia e Commissione europea, la parte finanziaria, la rendicontazione, non esiste più. Cioè il nostro MEF, che è un po' l'autorità capofila, diciamo, del circuito finanziario, non deve rendicontare finanziariamente niente alla Commissione europea. Deve però dimostrargli, in maniera giustificata, dettagliata, di avere raggiunto traguardi e obiettivi. Che sono traguardi e obiettivi? Allora, dei miei amici anglicisti, anglofoni, dicono che traguardi e obiettivi sono delle cattive traduzioni di milestones e target, però l'importante è che ci capiamo. Allora, i traguardi sono degli eventi che registrano il corretto avanzamento dell'attuazione di un progetto e quindi hanno natura qualitativa. Per esempio, l'approvazione di una riforma è un traguardo, la pubblicazione di un bando è un traguardo. Invece, gli obiettivi sono risultati quantitativi verificabili di intervento. Ad esempio, il numero di allievi formato o la riduzione del tasso di dispersione scolastica. Nella terminologia, diciamo, dei fondi, io direi che gli obiettivi si riferiscono o a realizzazione. Ho formato 1.000 studenti, ho messo in sicurezza 500 scuole, ho ridotto il tasso di dispersione scolastica. Queste sono realizzazioni e risultati nella terminologia dei fondi. Comunque, a queste realizzazioni e risultati sono associati gli obiettivi. Quindi, per avere soldi dalla Commissione europea, e adesso vedremo poi come funziona bene il meccanismo finanziario, lo Stato membro deve dimostrare di aver raggiunto questi traguardi e questi obiettivi. I traguardi e gli obiettivi sono definiti a livello di ciascuna singola misura. Quindi dell'investimento o della riforma. E questo è il primo punto. Secondo punto, sempre questo famoso allegato alla decisione del Consiglio, fissa la scadenza temporale precisa in cui deve essere raggiunto ciascun traguardo o ciascun obiettivo. Allora, la tabellina, i numeri sono un po' piccoli, insomma, ma ho fatto qui uno screenshot, insomma. La tabellina, secondo me, chiarisce anche varie cose. Per esempio, in Italia noi abbiamo nel nostro PNRR, noi abbiamo un numero totale di misure, riforme e investimenti. Questo è come denominiamo le misure, pari a 190. Per ciascuno, sono 190 le misure, diciamo quindi quelli che abbiamo visto in precedenza, o le riforme o gli investimenti definiti a livello delle varie componenti. Per ciascuna di queste misure, per ciascuna, sono definiti traguardi, gli eventi che registrano l'avanzamento dell'attuazione, la pubblicazione del bando, l'approvazione della riforma e gli obiettivi. Il traguardo e gli obiettivi sono 416. Scusate, sono 500, stavo leggendo, ho letto quello, sono 527. Quindi per ciascuna misura in media noi abbiamo 2,8 fra traguardi e obiettivi. Ripeto, collocati precisamente nel tempo. Ecco, vedete che è vero che il nostro PNRR è ampio, più ampio di quello degli altri paesi.
Però è anche vero che noi siamo quelli che hanno scelto il maggior numero totale di traguardi obiettivi, 527, e abbiamo anche un numero medio di traguardi obiettivi per ciascuna misura, che è di 2,8 ed è secondo solo a quello della Germania. Però può avere una sua razionalità. Insomma, però questo ancora una volta dimostra quello che stiamo cercando sempre di ribadire, cioè che il piano è una creatura molto complessa, diciamo così. Al conseguimento di traguardi obiettivi è subordinata all'assegnazione delle risorse che avviene su base semestrale e questo adesso lo vediamo con maggiore precisione. Però concetti diciamo importanti che dobbiamo aver acquisito. Ciascuna componente è a sua volta articolata in misure. Queste misure sono investimenti e riforme. Per ciascuna di queste misure, investimento o riforma, sono definiti dei traguardi o degli obiettivi che devono essere raggiunti per dimostrare alla Commissione europea che stiamo eseguendo nei tempi giusti il PNRR. Allora, vediamo un pochino meglio, insomma. Questo poi è importante anche a livello dei singoli attuatori, nel senso che noi ci dobbiamo poi rendere conto, per esempio, per gli investimenti di cui saremo attuatori, dobbiamo renderci conto delle esigenze rispetto a quella specifica misura, alle esigenze generali del piano e dell'Italia. Ad esempio, prendiamo la missione 4, componente 1. Nel PNRR hanno un numero sequenziale che deriva in sostanza dalla loro collocazione nel tempo. Adesso questo sarà più chiaro. La misura in questo caso è un investimento, preso assolutamente, come dire, come esempio e non per qualche ragione precisa. L'investimento 1.3 riguarda il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola. Qui, tra l'altro, i comuni sono attuatori di questa misura. Innanzitutto, per questo investimento è stabilito un traguardo. Entro quando deve essere rispettato questo traguardo? Entro T1 2024, ossia entro il 31 marzo del 2024, entro il primo trimestre del 2024. Il traguardo, come abbiamo detto, è un evento che dimostra la corretta esecuzione dell'intervento, la tempestiva esecuzione dell'intervento. Come lo definiamo il traguardo? E questo, diciamo, non lo sto inventando io, ma so che in questo mi credete, ma è scritto, diciamo, nell'allegato alla decisione del Consiglio. La denominazione è aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione. Com'è che io giustifico di aver raggiunto questo traguardo? Notifica da parte delle autorità locali beneficiarie del finanziamento dell'aggiudicazione di tutti i contratti di lavori pubblici per gli interventi ammissibili. Come lo descrivo questo traguardo? L'aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nei termini definiti dal decreto del Ministero dell'Istruzione. Ciascuna delle misure viene avviata, questo però lo vedremo anche meglio nel prossimo incontro, ciascuna di queste misure viene avviata da un decreto dell'amministrazione centrale. E quindi aggiudicazione dei contratti di lavoro, cioè in sostanza diciamo i comuni devono aver fatto le gare e aver aggiudicato i lavori per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, dà anche delle prescrizioni, l'aggiudicazione deve essere conforme agli orientamenti tecnici di non arrecare un danno significativo, sono termini su cui torneremo rispetto della normativa ambientale dell'Unione Europea. L'investimento deve essere finalizzato alla costruzione e alla riqualificazione di strutture sportive e palestre annesse alle scuole. Insomma, questo è un esempio, però diciamo, a questo punto è sufficientemente chiaro. Quindi io vado in questo allegato e vedo, per esempio, sono un attuatore, diciamo, vedo che entro
entro la fine del 2020, scusate, entro il primo trimestre del 2024, se io prendo questi finanziamenti, devo avere necessariamente aggiudicato i lavori. Facciamo e quindi questo è l'esempio che riguarda il traguardo. Adesso qual è l'esempio invece che riguarda l'obiettivo? Ovviamente stiamo parlando dello stesso investimento, l'investimento 1.3, potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola, e qui l'obiettivo è fisico, vedete, metri quadrati realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive. Per il piano nel suo complesso, questo obiettivo è quantificato naturalmente. E infatti io vedo che i metri quadrati che devo realizzare in complesso sono 230.400. E devo farlo, questo, entro T2 2026, ovvero entro la fine del secondo trimestre del 2026. La descrizione, almeno 230.400 metri quadrati realizzati o riqualificati da utilizzare come palestre o strutture sportive annesse alle scuole, deve derivare dal registro nazionale di edifici scolastici, dal monitoraggio, valido per il programma nazionale triennale. Queste sono, come dire, micro informazioni relative in particolare, diciamo, alla scuola, insomma, che qui tralasciamo. Quindi, diciamo, per questa, abbiamo visto come per questa misura io ho una preciso scadenzario di quello che devo realizzare in termini di, come abbiamo visto, traguardi e in termini di obiettivi. Perché questo è fondamentale? Per la ragione che adesso vediamo. Allora, sempre il famoso allegato alla decisione del Consiglio di approvazione del PNRR dice: gli Stati membri possono presentare due volte all'anno una richiesta di pagamento del contributo finanziario. Vedete, ci sono quindi, tenuto conto che il piano deve finire e concludersi completamente entro il 31 agosto del 2026, ci sono 10 semestralità. 10 sono relative a prestiti, 10 sono relative a sovvenzioni. Questa è una questione che riguarda lo Stato nel suo complesso, che riguarda il MEF, non riguarda i singoli attuatori. Però è opportuno comunque che sappiamo come funziona. E quindi, ad esempio, vedete, io come Stato membro ho avuto dei prefinanziamenti, delle anticipazioni nel 2021, cioè nel momento in cui è partito, è stato approvato il piano, la prima cosa è che la Commissione ha dato un prefinanziamento. Vedete, 15,9 miliardi di euro a valere sui prestiti e 8,954 miliardi di euro a valere sulle sovvenzioni. E adesso poi, diciamo, dopo il prefinanziamento inizia il meccanismo delle rate. E quindi in ogni semestre lo Stato membro, l'Italia, presenta alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario, che però deve dimostrare di avere raggiunto i traguardi e gli obiettivi stabiliti. Finora l'Italia ha rispettato i traguardi e anche gli obiettivi stabiliti. Adesso vedremo, diciamo, poi una particolarità di questo meccanismo. E quindi semestre dopo semestre succederà questo. Cioè l'Italia, che sa perfettamente, essendo scritto nella decisione del Consiglio, quali sono i traguardi e gli obiettivi per ciascun semestre, l'Italia fa la domanda di pagamento giustificando, dimostrando di avere raggiunto quei traguardi e quegli obiettivi. Dopo la richiesta di pagamento del contributo finanziario, la Commissione valuta entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta se traguardi e obiettivi siano stati effettivamente conseguiti. In caso di esito positivo, la Commissione adotta una decisione che autorizza l'erogazione dei fondi. In caso di esito negativo, si apre una fase, come dire, si viene rimandati a settembre in un primo momento, nel senso che il pagamento viene sospeso in tutto o in parte, naturalmente
non necessariamente tutti gli obiettivi di quel semestre sono stati bucati e quindi, diciamo, rimangono sospese delle somme proporzionali a quello che non è stato rispettato. E quindi, in caso di esito negativo, il pagamento viene sospeso fino a quando lo Stato membro abbia adottato le misure, necessarie. In caso di inazione, entro 6 mesi, la Commissione dispone la riduzione proporzionale del contributo finanziario e dopo 18 mesi è anche prevista la possibilità di disimpegno dell'importo del contributo e quindi di perdita sostanzialmente, di ritorno, diciamo, al bilancio comunitario. Quindi vedete, insomma, come l'attenzione al conseguimento di questi traguardi e questi obiettivi debba essere necessariamente una questione, diciamo, una questione, diciamo, a cui viene rivolta molta attenzione. Chiaramente, questo è un percorso che impegna lo Stato membro e il governo e le amministrazioni centrali che sono le coordinatrici degli interventi di settore. Naturalmente, le amministrazioni centrali poi si rivolgono al territorio attraverso procedure generali di natura competitiva, ma che possono anche non esserlo. Proprio il Ministero dell'Istruzione ha fatto semplicemente un riparto. E quindi, insomma, le amministrazioni centrali poi nelle loro procedure, ovviamente, rivolte ai beneficiari, agli attuatori, naturalmente tengono conto, insomma, di questo loro impegnativo scadenzato. Allora, diciamo, queste adesso le ultime due slide, diciamo, di questo blocco, insomma, di questa parte, diciamo, del nostro programma sono di riflessione. Allora, finora ci è andata bene, cioè finora noi abbiamo avuto le rate, abbiamo avuto anche quella di metà del 2022, queste qui, insomma, ecco, cioè quelle che vedete raffigurate a seconda di prestiti e di sovvenzioni. Qual è però il problema? Che all'inizio del percorso ci sono soprattutto traguardi, cioè eventi che dimostrano, come dire, l'attuazione diciamo, dei percorsi di riforma sostanzialmente, o l'emissione di decreti e così via. Man mano, vedete, diciamo, la linea blu sono i traguardi, l'evoluzione dei traguardi, quindi sono in numero maggiore nei primi anni di attuazione e poi man mano decrescono. Gli obiettivi hanno quindi le cose quantitative che noi dobbiamo fare, la realizzazione degli interventi, gli investimenti, gli edifici, le infrastrutture, i servizi, le persone formate, educate. Ecco, man mano vedete come gli obiettivi nel corso del tempo aumentano. E in particolare, vedete, sono molto alte proprio negli ultimi 2 anni sostanzialmente di attuazione PNRR. E quindi la nostra, diciamo, un po' problematica è questa, cioè ce la faremo a realizzare in particolare gli interventi, le opere nei tempi richiesti dal PNRR, quindi raggiungendo quei traguardi temporali, insomma, quegli obiettivi temporali, insomma, definiti per il piano. Allora, qui, diciamo, io sottopongo alla vostra riflessione questa slide. Allora, questi sono dei dati dell'Agenzia raccolti, insomma, dall'Agenzia per la coesione sulla base dei database, insomma, molto ricchi, insomma, sulla realizzazione dei progetti pubblici. Ecco, vedete che i tempi di attuazione registrati nel nostro paese sono in generale molto lunghi, cioè un'opera di superiore ai 100 milioni di euro ha in media, poi naturalmente ci sono casi migliori così come ci sono dei casi peggiori, prende in media quasi 16 anni, 16 anni, 100 milioni, certo 100 milioni sono molti, però 16 anni vedete con una parte iniziale di progettazione molto, molto lunga. Diciamo, degli amici ingegneri, insomma, che si occupano di questo parlano di incidenti, probabilmente molti di voi anche sono consapevoli, insomma, conoscono questo problema, parlano di rilevanza dei cosiddetti tempi di attraversamento,
ovvero i tempi che vanno da una fase all'altra, per esempio che vanno dalla fine della progettazione all'inizio della fase di affidamento. Loro dicono soprattutto questo che, tra virgolette, rovina questo, un po' questo profilo temporale, diciamo, degli interventi. Senza però scomodare delle opere superiori ai 100 milioni di euro, ecco, vedete, per esempio, un'opera fra 500 mila euro e 1 milione di euro, che è un'opera medio-piccola sostanzialmente, mette 5 anni per essere realizzata, un'opera ovviamente nuova. Quindi se io partissi in questo momento con un'opera nuova di valore compreso tra 500 mila euro e 1 milione di euro, oggi siamo nel 2022, andrei a finire a metà del 2027 e non ce la faremo, perché ricordate come secondo semestre del 2026 tutto debba essere concluso. E quindi c'è una, come dire, c'è una ragione di fondata preoccupazione. Naturalmente è anche possibile, certamente auspicabile, qui si tratta di tempi medi. È auspicabile, diciamo, che con un rafforzamento importante, insomma, dell'efficienza delle procedure di attuazione, si possa comprimere, la durata dell'attuazione, diciamo, degli interventi. Però certamente in questo momento parlare di opere nuove di una dimensione non piccolissima, medio piccola, tutto sommato, direi. È un aspetto, insomma, che, come dire, se fossimo il prossimo ministro dell'economia, diciamo, un pochino, diciamo, mi manterrebbe, se io fossi il prossimo ministro dell'economia, mi manterrebbe, diciamo, piuttosto preoccupato. Fortunatamente non c'è nessuna possibilità, probabilità che io lo sia, fortunatamente. Però, insomma, a parte gli scherzi, diciamo, è una materia, insomma, di riflessione. Questa slide invece ve la faccio vedere proprio per, come dire, un po' come stimolo, insomma, come stimolo alla riflessione. C'è questo rapporto che si chiama Doing Business, curato dalla Banca Mondiale, dal gruppo Banca Mondiale, che fa molte elaborazioni, insomma, su vari temi, tra cui quello della, per esempio, della rapidità dei processi di procurement. Allora, sono rimasto molto colpito da questa figura e quindi ve la sottopongo. Che ci dice questa figura? I pallini sono degli stati membri, sostanzialmente, della Banca Mondiale, insomma, ecco. Quindi di vari continenti, ecco. Diciamo, io misuro lungo l'asse delle ordinate i tempi di esecuzione, sostanzialmente, i tempi dei processi di procurement. E lungo l'asse delle ascisse misuro invece la percezione della corruzione. Vedete, guardando questa figura, che c'è una chiara correlazione, cioè a alti livelli di percezione della corruzione si associano degli alti tempi di realizzazione, diciamo, alti tempi dei processi di procurement. E questa è una cosa che un pochino fa riflettere. Naturalmente questo non dimostra una relazione di causalità tra le due variabili. Cioè non possiamo, da statistici noi non possiamo dire c'è una causalità tra la percezione della corruzione e i tempi del procurement. Però, diciamo, come succede in questi casi, sono variabili collineari, cioè entrambe sono probabilmente associate ai livelli di capacità istituzionale e amministrativa dei paesi che sono stati considerati in questa analisi. Adesso passiamo ai fondi 2021-2027, anche qui panoramica generale.
Regolamento fondamentale, il regolamento comune sui fondi, che è un regolamento di metà 2021, di giugno 2021, insomma, già questo ci dà un'indicazione, insomma, sul fatto che tutta questa, questo nuovo periodo di programmazione è partito con un certo ritardo. I regolamenti sono già, diciamo, di metà del 2021, fatto, come dire, di partenza, insomma, è già intervenuto con un pochino di ritardo. Il regolamento comune stabilisce appunto delle regole comuni per una serie di fondi. Naturalmente ce ne sono due che ci interessano di più e gli altri che è opportuno tenere presente, insomma, ma in questa sede, diciamo, hanno per noi una rilevanza un po' minore. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale fa parte di questi fondi che hanno norme comuni, il Fondo Sociale Europeo Plus. Nel 2021-2027 abbiamo un FSE Plus invece di un FSE normale, perché ha uno spettro di intervento un pochino più ampio e poi perché, dico nei regolamenti, insomma, è lo strumento principale di attuazione di quest'atto politico importante dell'Unione Europea, come vi dicevo in precedenza, che è il pilastro europeo dei diritti sociali. FSE Plus. Ci sono poi degli altri fondi, li nominiamo, il fondo di coesione, che è un fondo strutturale ma non si applica in Italia perché è destinato a paesi con un reddito nazionale per abitante inferiore alla media comunitaria, il fondo per una transizione giusta, che è un fondo per la decarbonizzazione, la riconversione dei territori, che riguarda l'Italia ma riguarda due aree specifiche, che sono Taranto e il Sulcis. Abbiamo il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, il FEAMP, che pure si applica in Italia. Abbiamo poi degli altri fondi, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, Fondo per la Sicurezza Interna, strumenti per la gestione di frontiere e visti, che naturalmente si applicano in Italia, insomma, vedono diciamo, un protagonismo attuativo anche del Ministero dell'Interno, insomma, ma che in questa sede non consideriamo. Ecco, vedete, per chi di voi magari ha confidenza, insomma, con le passate programmazioni, vedete, insomma, che non c'è il FEASR che viene normato a parte, quindi non fa parte, insomma, di questo insieme di regole comuni. I regolamenti che pure ci riguardano sono i regolamenti relativi al FESR, che è il regolamento 1158 del 2021, e il regolamento relativo all'FSE Plus, che è il regolamento 1157 del 2021. Da che cosa partiamo? In questi regolamenti partiamo dai grandi 5 obiettivi strategici. Il regolamento comune dice: per tutti questi fondi che abbiamo visto, quindi anche per FESR e FSE Plus, noi abbiamo 5 grandi obiettivi strategici comuni. Li leggo e vedrete, diciamo, come dire, la coerenza, insomma, o meglio, dovrei dire la complementarità con le missioni del PNRR. Primo obiettivo strategico, un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione e la trasformazione economica innovativa e intelligente della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e comunicazione. E quindi l'Europa più intelligente, l'innovazione, la ricerca, lo sviluppo tecnologico. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio, ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione e transizione verso un'energia pulita, investimenti verdi e blu, economia circolare, adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, gestione e prevenzione dei rischi, mobilità urbana sostenibile. Obiettivo strategico 3. Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, quindi grandi reti e collegamenti regionali alle grandi reti. Obiettivo strategico 4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Obiettivo strategico 5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione e lo sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali. Questo faccio una rapida digressione, un aspetto che poi riprenderemo, ma il regolamento poi del FESR in particolare a livello di obiettivi specifici prevede due obiettivi,
un primo obiettivo che riguarda lo sviluppo delle aree urbane e un secondo obiettivo che riguarda le altre aree, le aree rurali, le aree costiere. Nella nostra programmazione noi utilizzeremo il secondo di questi obiettivi soprattutto per proseguire le politiche sulle aree interne. Ecco, questo aspetto pure va richiamato, insomma, va tenuto presente per capire poi come funziona un po' la cascata, diciamo, della programmazione. Gli obiettivi strategici sono declinati in obiettivi specifici. Dove trovo gli obiettivi specifici? Li trovo nei regolamenti dei fondi, quindi nel regolamento del FESR, nel regolamento dell'FSE+. Al di sotto degli obiettivi specifici trovo le linee di intervento, che sono un po' generali e che queste le trovo, i campi di intervento, le trovo nel regolamento comune. Ecco, ci tengo, diciamo, a mostrare questa, diciamo, questo piccolo grafico, insomma, questo piccolo diagramma, perché in effetti la programmazione dei fondi, ma anche il PNRR, sono molto vincolanti, nel senso che le scelte che si possono fare, dire, possono fare le autorità titolari dei programmi e anche i beneficiari, sono, come dire, molto inquadrate, molto vincolate all'interno di questi schemi. Un esempio di obiettivi specifici. Abbiamo detto che gli obiettivi specifici nei regolamenti di ciascun fondo declinano gli obiettivi strategici. Allora prendo l'obiettivo strategico 2, in modo, ripeto, del tutto esemplificativo, prendo l'obiettivo strategico 2, che è quello della transizione climatica, un'Europa resiliente, più verde, a basse emissioni di carbonio, finanziato dal FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che come sapete finanzia le infrastrutture, finanzia i servizi, finanzia gli aiuti alle imprese, mentre l'FSE Plus finanzia le persone, finanzia i diritti, finanzia i servizi per l'inclusione e così via. Ecco, nel regolamento del FESR vado, diciamo, sotto il cappello, insomma, dell'obiettivo strategico 2 e trovo questi 8 obiettivi specifici: efficienza energetica, mi limito, insomma, a richiamarli, l'importante è soltanto capire la razionalità, diciamo, di questa programmazione. Efficienza energetica, energie rinnovabili, energia intelligente, adattamento ai cambiamenti climatici, risorse idriche, economia circolare, natura e inquinamento, mobilità sostenibile. Per esempio, l'economia circolare è uno dei temi relativamente nuovi, insomma, che bisognerà tenere presente anche nel rispondere, insomma, a queste programmazioni. Vedete, insomma, come prima abbiamo parlato della protezione del territorio, c'è un obiettivo specifico di adattamento ai cambiamenti climatici che promuove l'adattamento ai cambiamenti, la prevenzione dei rischi di catastrofe, la resilienza secondo un approccio, insomma, ecosistemico. E quindi a questi obiettivi specifici sarà, a questo obiettivo specifico, come agli altri, saranno associati degli interventi, delle azioni nell'ambito dei diversi programmi. Ecco, questa è una matrice esemplificativa, così, insomma, del tutto, come posso dire, indicativa. Per esempio, il rafforzamento della connettività digitale, scusate, quel regionale tra in inganno, ma il rafforzamento della connettività digitale io lo posso finanziare nell'obiettivo strategico 1, quello della ricerca, dell'innovazione, della transizione digitale. Gli interventi di sviluppo integrato delle città lo posso finanziare sotto l'obiettivo strategico 5, che è quello di natura territoriale, un'Europa più vicina ai cittadini. Il rafforzamento delle connessioni di trasporto posso finanziarlo nell'ambito dell'obiettivo strategico 3, che è appunto quello della mobilità, sia mobilità transnazionale, sia
collegamenti fra reti regionali e mobilità transnazionale, la transizione verso energia pulita, posso finanziarla nell'obiettivo strategico 2, quello dell'Europa più verde, la valorizzazione turistica, su questo poi torneremo perché ha una collocazione particolare in questa programmazione. La valorizzazione turistica posso associarla all'obiettivo strategico 4, che è quello dell'Europa più sociale. La cultura viene trattata dai nuovi regolamenti dei fondi come qualcosa che ha a che fare con l'inclusione e con lo sviluppo delle persone. E quindi questo è il motivo per cui sta nell'obiettivo strategico 4, che è quello dell'Europa più sociale. I diritti sociali sicuramente stanno nell'obiettivo strategico 4, a questo darebbe una componente importante l'FSE Plus. Gli aiuti alle imprese per la trasformazione economica intelligente sta nell'obiettivo strategico 1. Gli aiuti alle imprese sono una modalità di intervento, diciamo, normale, trasversale, vorrei dire, sia del FESR che dell'FSE Plus. Su questo è sempre importante richiamare che esiste una disciplina molto vincolante, molto stretta sugli aiuti di Stato, che possono essere concessi solo a determinate condizioni e nell'ambito di determinati schemi, e violare questi schemi porta a sanzioni. E comunque, siccome qui stiamo parlando di trasformazione economica intelligente, stiamo nell'obiettivo strategico 1. Lo sviluppo delle zone costiere, ricordate, ne abbiamo appena parlato, uno dei due obiettivi specifici di Europa più vicina ai cittadini, appunto, riguarda le aree non urbane. Lo sviluppo dell'economia circolare, sta nell'obiettivo strategico della transizione climatica. Gestione e prevenzione dei rischi, ugualmente nell'obiettivo strategico della transizione climatica. Mobilità urbana sostenibile, anche questo sta nell'Europa più verde. Insomma, questo è soltanto un modo per far, diciamo, mostrare un po', come posso dire, la matrice degli interventi a cui noi possiamo immaginare, in particolare a livello di investimenti territoriali, rispetto ai grandi 5 obiettivi strategici dell'Unione, che poi abbiamo visto sono subarticolati in obiettivi specifici. A che punto siamo? Allora, siamo molto in ritardo, però stiamo partendo. Allora, abbiamo i regolamenti. A metà 2021 sono usciti i regolamenti dei fondi 2021-2027. I regolamenti naturalmente danno una forte impronta, anzi una fortissima impronta, non una forte impronta, alle programmazioni nazionali cofinanziate dai fondi. Ci sono anche altre posizioni, strategie dell'Unione Europea che incidono. L'Unione Europea è una produttrice importante, diciamo, di visioni e di strategie, per esempio quella sul Green Deal, per esempio quella che abbiamo nominato più volte sul pilastro europeo dei diritti sociali e così via. Ecco, regolamenti e quadri strategici, visione strategiche, plasmano, se mi passate il termine, innanzitutto la formulazione dell'accordo di partenariato. L'accordo di partenariato è il documento con cui il governo italiano e in particolare il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio traccia le linee generali di intervento delle programmazioni nazionali e regionali. Devo dire che l'accordo di partenariato nel 2021-2027 è stato abbastanza semplificato. Devo dire, è stato talmente semplificato da essere quasi inutile, se non per un passaggio molto importante, cioè il piano finanziario complessivo e la determinazione dei programmi regionali e nazionali, con ovviamente le relative dotazioni finanziarie. L'accordo di partenariato è stato approvato. Vi dicevo in precedenza, siamo in un contesto di gestione concorrente e quindi la Commissione europea approva i documenti nazionali e approva in primo luogo l'accordo di partenariato. Cioè lo Stato membro, cioè il DIPCOE,
preparato un accordo di partenariato, discutendolo insomma con il partenariato socio-economico, con le regioni, l'ha portato a Bruxelles, la Commissione l'ha, come si dice, negoziato. Al termine del negoziato, l'accordo di partenariato è stato approvato con una decisione comunitaria. È stato approvato il 15 luglio 2022. Vedete quindi come, dove siamo arrivati. Insomma, siamo arrivati molto, molto tardi, un po' per la pandemia, insomma, un po' per altre ragioni, però stiamo partendo. A valle dell'accordo di partenariato si definiscono i programmi 2021-2027. Chi si occupava di questi fondi precedentemente è abituato a chiamarli programmi operativi. Ebbene no, non si chiamano più programmi operativi, ma si chiamano semplicemente programmi. E quindi noi abbiamo dei programmi regionali e dei programmi nazionali. I programmi, adesso daremo un po' una panoramica, insomma, su quali sono i programmi che esisteranno nel 2021-2027. Comunque, i programmi, insomma, che definiscono ognuno nel suo contesto, diciamo, di riferimento nazionale o regionale, gli obiettivi che sono selezionati sempre nell'ambito della griglia dei regolamenti e le azioni che verranno effettuate. Insomma, questo in estrema sintesi. Ecco, i programmi regionali sono anch'essi sottoposti ad una approvazione da parte della Commissione europea. Qual è la situazione? Molti programmi sono già stati approvati in questi giorni, insomma, in queste settimane, e si sta completando il processo di approvazione. Per esempio, il programma dell'FS Plus della Sicilia è stato approvato già da tempo. E sta per essere approvato, o forse magari sarà stato approvato ieri o oggi, non lo so, insomma, sta per essere approvato il programma regionale del FESR. C'è una situazione aggiornata molto chiara, data con molta chiarezza sul sito di Open Coesione, che è un sito molto utile, insomma, di Open Data, che tra l'altro dove tra l'altro sono inseriti i dati relativi a tutti i progetti finanziati, diciamo, dalle cosiddette risorse aggiuntive, sia comunitarie sia nazionali. Ed è insomma un riferimento molto importante per l'informazione. Dove si applicano, qui non sono cambiate molto le cose, insomma, nelle regole rispetto alla dimensione regionale delle politiche di coesione, dove si applicano FESR e Fondo Sociale Europeo Plus, si attuano in tutte le regioni europee, ma con una intensità finanziaria differenziata. E quindi noi abbiamo, anche come nel 14-20 e come ancora nel 2007-2013, abbiamo le regioni meno sviluppate, con PIL per abitante inferiore al 75% della media dell'Unione Europea. Abbiamo le regioni in transizione con un PIL compreso fra il 75 e il 100% e abbiamo le regioni sviluppate con un PIL superiore al 100% della media dell'Unione Europea. Come vi dicevo, le quote finanziarie della coesione sono distribuite in maniera proporzionata alla difficoltà economica e quindi una quota maggiore delle risorse va alle regioni meno sviluppate. Poi una quota relativamente minore alle regioni in transizione e ancora relativamente minore alle regioni più sviluppate. Valgono in sostanza nell'assegnazione un principio di prosperità relativa, ma anche un principio di consistenza dei paesi sostanzialmente, delle regioni dal punto di vista della popolazione. Ecco, nelle regole quindi non è cambiato niente, però ca è cambiato qualcosa, io questo ve lo segnalo insomma per motivi culturali, diciamo così. Invece nel gruppo delle regioni italiane, in particolare relative alle regioni meno sviluppate, cioè si è ampliato il numero delle regioni italiane che stanno nelle regioni meno sviluppate. Vedete, le regioni del 2027 noi abbiamo nelle RMS Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Quindi abbiamo due nuovi ingressi che sono Molise e Sardegna, che sono nel momento in cui è stato misurato nel 2019
il PIL pro capite per abitanti, ecco, hanno fatto registrare un prodotto inferiore al 75% della media comunitaria, quindi sono state reinserite, come nel 2000-2006 addirittura, nel gruppo delle regioni meno sviluppate. Questa è ovviamente una pessima notizia, nel senso che certamente avremo più fondi per questo, ma sono fondi di cui avremmo dovuto desiderare di fare a meno, perché significa che stiamo regredendo invece che progredendo. Quanti soldi ci sono? In complesso sono 74,6 miliardi di euro. Con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che ha circa il 60%, il Fondo Sociale Europeo Plus che ha circa il 39% ed una piccola quota, l'1,6% del fondo per una transizione giusta. Queste somme che vi sto leggendo valgono, sono le risorse complessive, nel senso che, come sicuramente sapete, i fondi, contrariamente al PNRR, per i fondi si applica un principio di cofinanziamento. Quindi c'è la componente del FESR in senso stretto o dell'FSE Plus in senso stretto che viene affiancata da una componente di risorse nazionali definite a livello del famoso fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Su questo, tra l'altro, fra breve vi darò anche un'altra informazione. Avremo nel 2021-2027, come già nelle precedenti programmazioni, dei programmi regionali e dei programmi nazionali. La gran parte delle risorse, scusate, c'è un errore sto vedendo, diciamo, man mano che scorro le slide, dei piccoli refusi, insomma, nelle slide, circa il 35% va a programmi nazionali. E il resto, la maggior parte, insomma, delle risorse va a programmi regionali. La lista dei programmi nazionali adesso ve la faccio vedere. Per quanto riguarda i programmi regionali, interessano naturalmente, in base al principio che vi ho detto, tutte le regioni italiane e possono essere o monofondo, quindi avere ciascuna regione ha un programma cofinanziato dal FESR. È un programma cofinanziato dall'FSE Plus, oppure possono avere un programma bifondo, cioè un programma che viene finanziato sia dal FESR sia dall'FSE Plus. Il fatto che in un programma io abbia sia il FESR sia sull'FSE Plus non implica però che i campi di intervento non siano dettagliatamente separati, cioè a meno di, come dire, piccole quote di flessibilità, di piccoli importi di flessibilità, il FESR finanzia le sue misure dedicate, infrastrutture, aiuti alle imprese, servizi, l'FSE Plus finanzia i suoi campi di intervento, persone, diritti, inclusione. La Sicilia ha due programmi, come molte altre regioni italiane, uno cofinanziato dal FESR e l'altro cofinanziato dall'FSE Plus. Il programma dell'FSE Plus, come vi accennavo, è stato già approvato. Il programma del FESR è in corso di approvazione. Vedete, il programma del FESR ha a disposizione 5,8 miliardi, il programma dell'FSE Plus 1,5 miliardi. Per il FESR 4,1 miliardi di contributo comunitario, cioè di FESR, e 1,8 miliardi circa di contributo nazionale. Per l'FSE Plus, circa 1 miliardo di fondi dell'FSE Plus e 455 milioni di fondi dello Stato. Allora, qui c'è una particolarità importante.
di cui poi parleremo meglio nei prossimi incontri. Allora, nel 2014-2020 già questo si è fatto. Il principio vale nel 2021-2027 ed è questo. I regolamenti stabiliscono delle soglie massime di cofinanziamento dei fondi. Per esempio, ti dicono, nelle regioni meno sviluppate, i fondi devono essere al massimo, che so io, il 60% dell'importo complessivo. Queste percentuali poi vengono definite a livello nazionale dalle nostre autorità di programmazione, in particolare sono definite dal CIPES. Allora, in sostanza il CIPES dice che le amministrazioni regionali, in particolare nel sud, possono anche mettere meno risorse rispetto a quello che sarebbe loro consentito, cioè rispetto ai massimali stabiliti. Le risorse che non vengono messe sul programma operativo, ma che sarebbero potute essere messe, vanno a finire in programmi operativi complementari, nei POC, di cui sicuramente avete sentito parlare anche nella scorsa programmazione. In sostanza è come se per alcuni programmi si rinunciasse a stanziare una quota del cofinanziamento nazionale e questo cofinanziamento nazionale viene poi dirottato all'interno di un programma specifico, che è appunto il programma operativo complementare. Nel 2014-2020 questa è stata una pratica molto seguita, nel 2021-2027 questa regola è stata confermata. Però di questo parliamo, diciamo, sembra un tecnicismo, però in realtà significa che io sto avendo anche degli altri programmi, oltre a questi, che sono appunto programmi operativi complementari, i POC. Allora, siamo un po' sul limite del tempo, io ecco, mi limito, magari è vasta, insomma, merita molto tempo. Però mi limito, insomma, per il nostro incontro di oggi, poi vedremo un po' come recuperare, diciamo, gli argomenti, mi limito a mostrarvi i programmi nazionali. I programmi nazionali possono essere o finanziati da un solo fondo o finanziati da entrambi i fondi, sempre nell'ambito di quella separazione, diciamo, dei campi di intervento di cui vi dicevo, e sono quelli elencati in questa tabella. Abbiamo un programma innovazione, competitività e digitalizzazione che è gestito dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo Economico, un programma scuola e competenze bifondo, titolarità del Ministero dell'Istruzione, un programma giovani, donne e lavoro dell'FS Plus del Ministero del Lavoro, un programma della cultura finanziato dal Ministero della Cultura, un programma sicurezza e legalità che è limitato alle regioni meno sviluppate, che è del Ministero dell'Interno, un programma inclusione e lotta alla povertà, bifondo, del Ministero del Lavoro, un programma energia della transizione ecologica, un programma metro che è dedicato alle città metropolitane e alle città medie del sud, che è gestito dall'Agenzia della Coesione, un programma salute, bifondo del Ministero della Salute, un programma capacità della coesione che finanzia degli interventi di assistenza tecnica e capacità amministrativa che è finanziato dall'Agenzia della Coesione. E poi abbiamo un programma su questo Just Transition Fund, un fondo per la transizione giusta che anch'esso è attuato dall'Agenzia della Coesione e che, come vi dicevo, finanzia interventi territorialmente concentrati di decarbonizzazione e riconversione ambientale.